benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Oggi si affrontano Empoli e Fiorentina. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marchegiani. Tutto pronto? Stiamo per raccontarvi questa sfida. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. Il suo pallone è morbido. Cerca di allungare il gioco. Sulla fascia, è libero. Da lì può segnare. Tenta la conclusione. Gioca una palla lunga. Prova la giocata nello spazio. Saponara gioca con un pallone lungo. Pallone comodo per il portiere. Lungo passaggio in avanti. Prova a prolungare. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Fallo, nessun dubbio. Trova il compagno in buona posizione. Prova a verticalizzare. Vuole la profondità. Occhio al tiro. E c'è il gol dell'Empoli. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. L'Empoli si porta in vantaggio, 1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Prova il filtrante. Cerca spazio. C'è la palla lunga in avanti. Vuole la profondità. C'è il colpo di testa. È mancata un po' di precisione. Ottimo senso della posizione. Ha intuito bene la direzione del cross. Forse avrebbe meritato anche il gol. Bravo qui il giudice di gara. Ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammonizione. E fa su il rinvio degli avversari. Tonelli. Passaggio in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Effettua un passaggio lungo. La mette sulla sinistra. Prova a verticalizzare. Cerca la fondo, palla al piede. E hanno sfiorato il gol. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Mandragora cerca un varco con un pallone lungo. Buonaventura, di forza. Saponara. Ancora un ottimo intervento difensivo. Prova il filtrante. E toglie la palla dalla zona rossa. Ci mette il piede e conquista il pallone. Lungo passaggio in avanti. E passa! Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla al meglio. Prova immediatamente in avanti. Cerca di sfruttare gli spazi laterali.
La butta dentro. Pallone al sicuro tra le braccia del portiere. Primo tempo che si conclude dunque qui. Mi sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Inizia adesso il secondo tempo. La Fiorentina ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca una soluzione con la palla lunga. Allontana il pericolo. Saponara, ottimo intervento di copertura. Ottimo passaggio, deve tirare. Che grande parata. Qui è stato bravissimo, questa è una grande parata. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Prova a passare con un pallone profondo. Attenzione al tiro! Ottima la parata del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Se la cava, la difesa allontana la palla. Sulla destra. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Prova a prolungare in avanti. Cerca spazio. Attenzione! C'è spazio, occhio! Ci prova! Buona la conclusione. Ha fatto bene a tirare rasoterra. Per il portiere sarebbe stato difficile arrivarci. Prova con la palla lunga. Buona la sua progressione palla al piede. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Ora Buonaventura cerca di lanciare il compagno. Ottimo disimpegno, fondamentale. Tocco morbido. Palla in avanti verso il compagno. Decidono di giocarla all'indietro. Tonelli. Henderson. Luca, che ne dici? Possiamo considerare chiusa la partita ormai? A questo punto l'unica è gettarsi in avanti. A capofitto, non hanno più niente da perdere, non possono fare altro. Prova la giocata nello spazio. Henderson.
Prova il filtrante. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Prova a verticalizzare. Henderson. E l'arbitro chiude qui la partita. E certo, poteva andare in maniera diversa.